Ciao. È oltre mezzanotte qui sulla stazione spaziale, quindi ho pensato di farvi vedere dove dormiamo. Quattro di noi dormono in questo modulo, che è il nodo 2, mentre altri due colleghi hanno i loro alloggi nel segmento russo della stazione spaziale. Noi quattro abbiamo qui, ognuno di noi, un piccolo alloggio che assomiglia come dimensione e forma a una cabina telefonica. Due sono sulle pareti, uno è lassù sul soffitto e il mio qua giù nel pavimento. Non che importi nulla, perché alla fine nello spazio il sopra e il sotto sono solo una questione di convenzione. Quindi, come vi dicevo, si è fatto tardi, sono già in pigiama, è ora di spegnere la luce e andare a dormire. Come vedete, non c'è moltissimo spazio qui dentro, è appena sufficiente, diciamo, per le cose di uso immediato, molto personali. Tutti abbiamo nel nostro piccolo alloggio due computer, due laptop. Questo qui è simile a tanti altri laptop che abbiamo in tutti i moduli della stazione spaziale e contiene tutte le applicazioni di supporto sia alla vita di bordo che al lavoro. Per esempio qui ho aperta la pagina con l'agenda delle attività giornaliere e ognuna di quelle attività la posso cliccare per avere tutti i dettagli delle attività programmate, per esempio per dare un'occhiata a che cosa dovrò fare il giorno dopo. Però ci sono anche programmi, diciamo, per le attività più personali, per esempio c'è un'applicazione per telefonare usando un sistema di voice over IP, quindi proprio solitamente nei nostri alloggi è dove veniamo per parlare al telefono, tra virgolette, con i nostri amici, i nostri cari a terra. C'è anche un secondo laptop che è disconnesso dalla rete di bordo e con il quale abbiamo la possibilità di loggarci in maniera remota su di una macchina, su di un computer a Houston, e in questo modo avere accesso a internet. È un accesso abbastanza laborioso, non molto regolare, però è comunque una bella possibilità da avere. E poi ho degli oggetti, diciamo, di uso immediato qui dentro, quindi dalla mia macchina fotografica, quella che è assegnata a me, al mio iPad, qualche snack, dell'acqua da bere, una torcia che può essere sempre utile in caso di emergenza. In caso di emergenza abbiamo anche uno speaker, un altoparlante che trasmette dentro ai nostri alloggi eventuali segnali di emergenza, appunto. Per dormire abbiamo un sacco a pelo, io lo tengo arrotolato durante la giornata così mi porta via meno spazio. Quando è ora di andare a dormire lo srotolo, basta aprirlo, infilo dentro. Io sono abbastanza freddolosa, quindi dormo con il sacco a pelo chiuso, però c'è chi invece lo lascia aperto. C'è chi piace fissarsi in qualche modo alle pareti, io invece solitamente mi lascio semplicemente fluttuare.